Ascolti Flop Grande Fratello 2018? La verità sul reality di Barbara D'Urso. Grande Fratello 2018 ascolti seconda puntata, flop o successo? Ecco la verità. Come se la sta cavando Barbara D'Urso dal punto di vista degli ascolti con il cancelletto Grande Fratello 2018? E questa è la domanda che si stanno ponendo i tantissimi spettatori e fan della conduttrice di Canale 5, curiosi di scoprire la verità sul verdetto Auditel delle prime due puntate del reality show giunto alla sua 15ª edizione di messa in onda. Facciamo un po' il punto della situazione sui dati d'ascolto del reality show. La verità sugli ascolti del Grande Fratello 15 con Barbara D'Urso. La prima puntata del GF15 ha ottenuto una media di circa 3,7 milioni di spettatori, arrivando a sfiorare la soglia del 23 di share, mentre la seconda puntata del reality show trasmessa ieri sera in TV ha ottenuto una media di circa 3 milioni e mezzo di spettatori con uno share del 21%. Numeri che in queste ore da alcuni giornalisti sul web e sui social sono stati definiti come flop, ma è davvero così oppure si tratta di una presa di posizione scontata nei confronti di Barbara D'Urso? Ebbene, possiamo svelarvi che in realtà i risultati d'ascolto registrati dal cancelletto Grande Fratello 2018 in queste settimane sono molto positivi, tenendo conto che si tratta di un reality show a basso costo che non aveva grandissime pretese sul pubblico. Il direttore di Canale 5, infatti, aveva prefissato una media di circa il 20% di share per questa nuova edizione del reality show, ed ecco che al momento la media è del 22%, quindi ben 2 punti sopra la media prestabilita. Ecco perché il GF2018 non è un flop. Ma che è un altro fatto che va preso in considerazione. Il Grande Fratello 15, come vi dicevamo, è un reality show a basso costo e questo vuol dire che ogni puntata trasmessa in diretta su Canale 5 non costa tantissimo, a differenza di altri programmi che vengono trasmessi sempre su Canale 5. Uno fra tutti? Amici di Maria De Filippi. Il talent show della De Filippi, che in queste settimane ha avuto come ospiti Diego Armando Maradona, Belen Rodriguez, Francesco Totti, Rita Pavone e Laura Pausini, ha dei costi decisamente molto più elevati rispetto a quelli del GF15 di Barbara D'Urso e registra ascolti che sono in linea con quelli del reality show, la media del talent è di circa il 21% di share di sabato sera. Ecco perché Barbara D'Urso ne esce vincitrice assoluta da questa sfida con il Grande Fratello 15 e intanto si gode il confermato successo delle sue creature pomeridiane, Pomeriggio 5 e Domenica Live, sempre leader negli ascolti del daytime.